Iannacci con Paolo Iannacci. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao. Siamo a Sanremo e non certo in vacanza, no, ma per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Sei in gara con il pezzo Voglio parlarti adesso e il titolo della tua canzone. L'hai definita una ballata moderna. Cosa ti ha spinto a scegliere proprio questo pezzo? Mi ha spinto l'amore del mio team di produzione, perché Maurizio Bassi, mio produttore, mi ha convinto che questo poteva essere importante per la mia carriera. All'inizio non ci credevo, perché il brano l'ho scritto 4 anni fa, non mi ricordo, insieme a Andrea Bonomo, Emiliano Bassi e lo stesso Maurizio, e questo, e invece ha detto guarda che questo sarà importante, e all'inizio ho detto ma forse sì, forse non capisco, capirai. E questa è appunto la bellezza del brano, poi si è manifestata in tutto il suo splendore, perché comunque in questo brano c'è tanta musica fatta con il cuore e un testo in cui bene o male si ritrovano un po' tutti. A proposito di testo, c'è una frase che secondo te rappresenta meglio la canzone, che racchiude maggiormente il senso o che può colpire di più il pubblico? Beh, è quella dove dice che nel momento di allontanamento il massimo momento di amore che puoi fare a tuo figlio, a tua figlia, è quello di accettare il suo allontanamento, e questa è una cosa che fai veramente fatica a pensare, però è così. Ti ho fatto questa domanda anche per mettere alla prova la tua memoria, perché in una recente intervista hai dichiarato che un po' la tua paura più grande forse è quella di dimenticare le parole. No, infatti, ma poi mi ricordo tutto, però se mi fai le cose ce la faccio. Ci siamo incontrati qualche mese fa in occasione dell'uscita di Canterò, maledetto. Avevamo parlato di Sanremo. Sei un maledetto. E lì hai detto, proverò sicuramente a mandare un brano, se mi vogliono io ci sono. Ti hanno voluto, sei qui. Hai altri desideri da esprimere in modo tale che magari nella prossima intervista ne riparliamo, ci rivediamo? No, nessuno, sì, sono veramente felice, sono a posto, attorniato da amici, e quindi voglio dare tutto l'amore che posso, e sia al mio team di produzione, ma soprattutto a voi che con i vostri sorrisi mi coccolate tutti i giorni. A parte gli scherzi, a Sanremo c'è di stato altre volte. No, il discorso che dicevo io prima. A Sanremo c'è di stato altre volte, sì, in altre vesti. Nel 98 hai diretto tuo papà, poi sì, Pacifico nel 2004, nel 2004 addirittura come membro della giuria di qualità, e lo scorso anno ospite di Ricciotti. Sì. Quale palco migliore per mostrare questo inizio della tua carriera? Perché comunque col tuo album hai cominciato a mostrare una nuova parte di te. Questo è il festival di Sanremo, è il appunto Festival della Musica Italiana, è un momento apicale, del momento principe della musica leggera, anche se noi facciamo canzonette, però ormai il grado di qualità e di valore delle canzonette si è alzato molto, e questo è il momento più importante, quindi essere qua per me è un onore. E sono felice di poter avere una cassa di risonanza così importante. Non è la prima volta che Iannacci si presenta in gara al festival, tuo papà ci è stato 4 volte, vorrei ricordarli insieme, perché c'è stato nel 89 con Sam, lo dicevi prima, sì, e dopo ne parliamo, nel 91 con la fotografia, nel 94 in coppia con Paolo Rossi, sì, I soliti accordi, nel 98 c'eri anche tu, direttore, sì, d'orchestra con Quando un musicista ride. Canterai, se me lo dicevi prima, nel corso della serata delle cover. Perché questa canzone? Perché io francamente mi aspettavo La fotografia, non so per quale motivo. La fotografia non sono ancora pronto a cantarla. Bella cosa. Ci sono fasi, io sono molto sincero con me stesso e con gli ascoltatori. Io devo avere le spalle coperte dalla gavetta e da un modo di gestire l'esperienza. La fotografia non sono ancora pronto per poterla raccontare come invece l'ha fatta il papà. Magari mi propongo di farla, ma non in questo periodo. Se non dicevi prima, invece sono pienamente fuso anche con il messaggio sociale,
e per me è importante che questa canzone sia cantata, sia liberata un'altra volta. Sì, infatti dove cascavi in piedi comunque, perché i pezzi di papà li conosciamo tutti. E per concludere, Paolo, al di là di come andrà il festival, Sì. cosa ti piacerebbe portare a casa da questa esperienza? Solo il fatto di esserci qui, di essere con te, dell'attenzione che mi state rivolgendo. Quindi questo per me è già il bagaglio che sto facendo pian pianino durante questo festival e questo è quello che porto a casa. Ricordiamolo, venerdì uscirà il repack del tuo album, Sì, Canterò Sanremo bisogna 2020 comprarlo. Edition, due Io. inediti, vabbè, ci sta, due inediti, oltre il pezzo sanremese, un altro inedito, e Sì. poi un album che francamente merita di essere ascoltato, quindi. Sì, voglio parlarti adesso e una mia considerazione su che cos'è la musica. È una poesia che avevo scritto quasi 20 anni fa. In un momento cerco di spiegare che cos'è la musica per me in un momento. E si chiama Musica è un fiume. Ve la dedico. Grazie Paolo Iannacci, lunga vita alla Ciao. Lunga musica vita. e buon festival!